Non so se l'avverto solo io, ma stiamo assistendo in questi giorni a una vera e propria rivoluzione di quello che è il mondo del lavoro. Rivoluzione che era già cominciata una decina di anni fa, ma che nell'ultimo periodo, anche per le innovazioni che sono, con cui siamo entrati in contatto in questo periodo del Covid, sta esplodendo sempre più. Cioè, partiamo da un presupposto. Noi siamo abituati a un tipo di lavoro in cui le persone ancora cercano lavoro mandando curriculum vitae. Cioè, noi ci troviamo in una condizione in cui dico tu mi devi pagare perché io so fare questo. Io te lo scrivo in un bel CV, tu mi fai un contratto che sono autodipendente, lavoro 6, 7, 8 ore al giorno, mi dai 1000, 1200 euro, quelli che sono, non importa. Bene, questo modo di lavorare, secondo me, tempo 6 mesi, muore definitivamente. Perché? Perché adesso che l'emergenza Covid ha ancora più accelerato quei processi di evoluzione che abbiamo vissuto in questi ultimi anni e ci ha fatto fare un salto di 6-7 anni avanti, che adesso vedremo, in cui adesso vedremo le conseguenze nel bene e nel male, che mi porta a dire, prima di parlare di assunzione con una persona, ma tu realmente cosa sai fare per me? Ebbene, adesso si andrà sempre meno verso un modello del lavoro in cui lavori tot ore al giorno, hai tot soldi. Adesso si entra definitivamente in un mondo del lavoro in cui prima porti dei risultati, poi ti paghiamo. Un contesto del lavoro che non definisco provvigionale perché non è adatto, ma un contesto del lavoro appunto a obiettivi. Un lavoro in cui non è più la certezza del posto fisso che viene totalmente disgregata. Già cominciava a essere disgregata 3-4 anni fa, adesso totalmente distrutta. Adesso per le aziende non conviene più assumere, se è mai convenuto, domanda questa qua aperta a varie interpretazioni, perché adesso non ha senso che io do a una persona 1200 euro in tasca e altre 700-800 allo Stato, che costa un dipendente 40.000 euro, che io ti prendo, ti sostengo, ti porto avanti e tutto, e poi sono sempre io imprenditore il cattivo di turno. Adesso esiste un contesto lavorativo in cui magari se lo stesso dipendente è più elastico, più smart, in cui non è neanche più un dipendente, in cui lo stesso dipendente deve avere un'ottica lavorativa, in cui non deve dire io so fare questo, ma io ti porto i risultati e tu mi paghi solo se questi risultati sono quelli che ti piacciono. Questo è come secondo me adesso si evolve il mondo del lavoro e quindi non ha più senso cercare il lavoro stabile, il lavoro sicuro perché non esiste più. Adesso torniamo a un lavoro imprenditoriale in cui ognuno deve costruirsi la sua fetta di mercato, in cui nuovi modi di lavorare e portare avanti i progetti stanno prendendo piede. Quindi sono due opzioni per chi oggi cerca lavoro, se io posso dare un mio consiglio sul mondo del lavoro: dimentica la sicurezza, rinuncia alla sicurezza, impara a creare valore su te stesso, impara a dare, dare, dare e ricevere solo in base a quanto hai dato e portato al prossimo. Se è una cosa che sai fare, meglio per te, il mondo aspetta persone come te. Se è una cosa che non sai fare, vedi di impararlo il prima possibile. Se poi ti va, possiamo ovviamente confrontarci, perché secondo me ci sono dei perché io, per esempio, sono la testimonianza di una persona che ha imparato a fare questo nell'arco di un paio d'anni e se oggi lavora, cresce tutto, è grazie a quello che ha imparato, messo in atto e che adesso si sta permettendo di vivere un pochino più sereno. Quindi, se sei una persona che ancora è ferma al business della nonna, al modo di lavorare di 40 anni fa, ciao. Se sei una persona che invece dice, sai, sono curioso, magari aggiungimi, ci facciamo una chiacchierata o commenta il video. Quindi, per te che sei in focus sul terzo millennio che vuoi di fare, complimenti. Questo è l'anno che è per te, assolutamente. Il 6 del 2020 è l'anno della tua rinascita.